scrivere questo romanzo. E quindi, come è nata anche l'idea di tramutare i diari di bordo di suo padre in una storia che poi avrebbe avuto una divulgazione di questo tipo? Allora, intanto questo è il mio secondo libro di famiglia, in un certo senso, perché il primo libro, che si chiama L'uomo che non c'era, era un libro ed è un libro ispirato alla vita di mia nonna, che ha vissuto nella Seconda Guerra Mondiale. Questo secondo libro è stato frutto di questo incontro con i diari di mio padre, con i diari di bordo, che erano diari particolari perché segnavano il rapporto con quello che è stato uno dei più importanti leader mondiali, che possa piacere o meno, ma sicuramente è stata una figura di primo piano. Quindi quello che mi interessava leggendo questi diari di mio padre era capire quello che era l'uomo, perché di libri su Arafat ne sono stati scritti tanti, quindi la mia non è stata una pretesa quella di mettermi in competizione con tanti saggi che sono stati scritti sull'uomo politico, sullo storico, eccetera. No, io volevo parlare dell'uomo Arafat, perché forse soltanto il pilota, quello che gli è stato vicino per appunto 5-6 anni, poteva dare forse un'interpretazione un po' diversa di quella che è stata la figura un po' ieratica di Arafat. E infatti, insomma, scorrendo i suoi diari, insomma, ho scoperto le cose particolari su questo uomo, forse anche per certi pezzi fragile, come ci ha dato un cenno prima l'ambasciatore, forse un uomo appunto con una scala di valori un po' diversa da quella, no, con cui spesso è stato rappresentato. Però ecco, quello che io voglio rappresentare con questo libro è proprio forse quella che era un'umanità, insomma, un leader gli piaceva vedere Tom e Jerry, no? Quindi poi andare in fondo, tutto sommato, proprio da quella che è la testimonianza di un italiano, perché in fin dei conti accanto ad Arafat c'è stato un italiano. Quindi perché no? Perché non raccontare la storia di un'eccellenza del nostro paese? Perché in fin dei conti queste sono storie spesso sommerse che non leggiamo sui grandi giornali, anche se in realtà io ho saputo dell'esistenza di questo pilota dai giornali, pur essendolo figlia. Quindi già questo fatto di entrare in contatto con questa notizia in modo così insolito mi ha quasi costretto a scrivere qualcosa, perché io forse ero l'unica che poteva dare testimonianza di qualcosa che era molto nostro, che era italiano, avvenuto nella mia famiglia. Quindi ho deciso di scrivere la seconda storia di famiglia, tutto sommato, perché ho sentito questo quasi dovere di raccontare una storia al di là poi, no, delle sfaccettature politiche che sicuramente ci sono e vedremo insomma nel corso delle letture che ci sono, però mi andava di scandagliare proprio in realtà come si comportava con i suoi uomini, come si comportava con la moglie, come si comportava con gli amici, come si comportava con il suo pilota. Io spero di esserci riuscita a dare insomma uno spaccato un po' diverso da quella che tutto sommato è una storia un po' italiana, quindi un po' nostra. Quindi è questo il motivo. Un libro